fissazione. Ok, cominciamo. Benvenuto Marco, grazie di essere qua, insomma, di presentare il tuo lavoro e lascio a te. Ok, intanto buongiorno a tutti. Vedo nella lista un po' qualche persona che già conosco, che saluto, altre persone che sono un po' nuove. Come diceva Tiziano prima, io sono diciamo un po' abbastanza nuovo rispetto a questo format del jailbreak, ma insomma sono molto contento di partecipare, soprattutto perché, come ha anticipato Tiziano, è utile un po' confrontarsi con le varie esperienze. E l'intervento che propongo oggi non è tanto una presentazione, ma diciamo una presentazione dal punto di vista didattico, lasciatemi dire, ma appunto una presentazione che possiamo utilizzare a nostra convenienza per stimolare una discussione che, come introduceva Tiziano, si riferisce a un'attività che è denominata User Space Platform, che è un'attività per promuovere una piattaforma che possa essere di aiuto a vari attori del settore, io direi spazio come tecnologia abilitante, ma che poi apre a vari domini applicativi i più disparati, perché sappiamo che le applicazioni che possono essere create sono appunto le più disparate. E quindi ecco, l'idea un po' come è messa su questa prima slide è presentare un caso d'uso particolare, e quindi voglio raccontare questa esperienza, e per me è interessante appunto avere una discussione, quindi se non già in tempo reale, perché mi rendo conto che ci saranno vari concetti che devono essere anche un po' digeriti nel tempo, però vi metterò a disposizione vari link, varie sezioni della stessa piattaforma dove sarà molto utile poi avere un vostro punto di vista rispetto a questa cosa. E niente, quindi questo un po' per introdurre la modalità di come mi piacerebbe gestire questa chiacchierata, direi, di oggi. E quindi la User Space Platform, allora vediamo un po' se funziona. Ecco qua. Ok. Un attimo. Allora, provo a ricondividere. Un attimo. Tiziano, mi dici per piacere vedere lo schermo nuovamente? Sì, lo vediamo. Tutto Ok, no, perché appunto ok. c'erano della. Oggi siamo in vena di problemi tecnici. Ok, quindi questa è un po' l'organizzazione. Quindi volevo raccontarvi un po', intanto chi sono, che ancora appunto non mi sono presentato per chi non mi conosce, poi appunto volevo raccontarvi di questa User Space, qui chi c'è come attori dietro questa cosa, qual è, quindi di cosa si occupa, a chi è rivolta, qual è la maturità e la roadmap nel breve periodo rispetto a questa cosa, use case, e appunto la consultation survey, che è uno strumento che abbiamo lanciato, insomma, con una serie di aziende che partecipano a questa cosa per raccogliere dei feedback. E niente, quindi insomma, anche per. Come diceva Tiziano, sì, diceva scherzosamente, vari cappelli. Io lavoro nell'ambito spazio da circa una ventina d'anni, facendo consulenza per grandi aziende per quanto riguarda l'upstream, quindi infrastrutturali e disegni di sistema di vari segmenti, non solo spaziale ma anche terrestre, per SATCOM, ma in modo verticale rispetto alla navigazione, quindi lavoro da un po' di anni su Galileo, che è, come sappiamo tutti, il sistema di navigazione europeo, e nell'ultimo periodo, direi negli ultimi 10 anni, poi ho cercato di trovare, di proporre delle soluzioni anche lato downstream, quindi applicazioni
sfruttando appunto tecnologie e servizi di navigazione e in questo caso anche osservazioni della Terra, quindi tanto per parlare di programmi e servizi europei del Copernicus, ma anche diciamo dati raccolti in sito con particolare riferimento a droni. Poi magari ecco alla fine vi condividerò profilo LinkedIn per altre cose, però questa è un po' giusto un'introduzione veloce per chi non mi conosce. E quindi per incominciare, ecco, rispetto a questa iniziativa, io rappresento Gaia Space, che è una società nata nel 2015 con sede a Praga, che fa una serie di attività, come vi raccontavo. In questo particolare noi facciamo supporto a Commissione Europea, in particolare EUSPA, l'agenzia della Commissione Europea per il programma spaziale, e insieme ad altre società, alcune delle quali vedete anche nella slide, diciamo nel bottom, nella parte bassa, però diciamo questo lavoro che vi sto presentando prevede anche la collaborazione con altre aziende, quali Space Opal e SSP, e poi non di meno anche altre aziende che sono state contattate, quindi vedo anche Vincenzo collegato, quindi anche SET, la stessa GTR, che ci hanno dato dei feedback durante la strada di questo progetto. Non so se tutti quanti siamo familiari rispetto all'agenzia per il programma spaziale, la vecchia GSA o ancora prima Galileo Joint Undertaking, che storicamente si è occupata di navigazione, quindi EGNOSIS, poi Galileo, ma da un paio d'anni, proprio da direttivo di Commissione Europea, ha la responsabilità di promuovere servizi, diciamo includendo nell'ombrella anche la parte di osservazione della Terra e altro GovSatcom, che è la parte di Satcom. Ci sono notizie fresche di questi giorni sui nuovi programmi Iris 2 eccetera, e c'è anche una parte, l'ultima a destra, su dei programmi che sono, come dire, hanno maturità un po' diversa, che è la Space Situational Awareness, diciamo sul monitoraggio dell'ambito spaziale. Ok, quindi andrei al core della situazione. Cerco, per lasciare poi tempo agli aspetti, diciamo, più pratici della presentazione. Ecco, la presentazione è la piattaforma è disponibile, c'è un link che poi vi rigirerò se non l'ho già fatto. Io ho preparato questa presentazione perché così almeno possiamo andare in ordine e comunque rimane un riferimento che sicuramente sarà disponibile per supportare la navigazione in modo successivo. Quindi questa piattaforma nasce da un'esigenza, quindi EUSPA, in qualità di agenzia per il programma spaziale, ha nella sua mission quella di favorire tutto il tessuto industriale, che prevede non solo appunto company, quale piccole e medie imprese, grandi industrie, ma si rivolge anche a public authority o in genere enti che cercano soluzioni, no? Quindi diciamo nella parte un po' più indirizzata al mercato di questa cosa, cerca di supportare, di promuovere il punto d'incontro fra chi sviluppa e chi consuma le soluzioni. E quindi il tentativo, dico il tentativo perché comunque è challenging, ha dei challenge questa piattaforma, è quella di creare un luogo di incontro rispetto a queste offerte e domande, e non ultimo quello di favorire chi sviluppa per farsi conoscere, per dare supporto tecnico, di marketing, per potersi presentare poi nel mercato o favorire una migliore penetrazione con il suggerimento di alcuni esperti. Quindi vi ho parlato di EUSPA, che ha sede a Praga. Sotto il cappello di EUSPA poi ci sono vari siti che fanno parte appunto del ground segment di Galileo, che sono coinvolti anche in questa iniziativa, che sono il GNSS Service Center, che ha sede a Madrid, e Galileo Reference Center, che ha sede a Noordwijk in Olanda.
velocemente, poi ovviamente trovate le informazioni per chi non conosce già, il GNSS Service Center è il punto di contatto verso l'utenza per Galileo a tutto tondo, mentre invece il Galileo Reference Center fa delle analisi di performance per fare il monitoraggio, sì, della costellazione, ma con un occhio verso, diciamo, il punto di vista dell'utente. E quindi, appunto, rispetto a questa iniziativa, danno un contributo importante per quanto riguarda l'analisi di dataset, eccetera. Mentre invece il GSC poi sarà l'ente che, una volta che questa piattaforma, che allo stato attuale è in forma di pilot, perché si stanno esplorando vari aspetti da un punto di vista sia della struttura della piattaforma, ma soprattutto dei contenuti. E poi ci sono alcune cose che verranno gestite proprio a Praga, in EUSPA, dal punto di vista dimostrativo e degli esperti. Oh, io vado avanti, se, ovviamente, se ci sono domande, ben volentieri. Oh, in questa slide vi colloco un po' nel tempo, come dicevo prima, la maturità di questa piattaforma, il cui studio risale anche prima, rispetto a luglio del 2021, come potete immaginare. Rispetto anche a un lancio di pilot, ci sono vari processi decisionali che poi aprono a delle situazioni. Ecco, lo stato attuale, quindi la piattaforma è stata lanciata ad ottobre del 2022, quindi un paio di mesi fa, nell'occasione della European Space Week, e diciamo, in questa ultima parte dell'anno si stanno completando, anche con altri procurement esterni, degli asset, dei moduli, e per informazione, insomma, l'attuale roadmap, ovviamente poi potrà essere rivista, questo è un riferimento, è che nel maggio 2023 poi ci sarà la piattaforma finale, che appunto sarà diversa rispetto a questo pilot, perché saranno tenuti in conto alcuni aspetti, appunto feedback e altre analisi. Ok, quindi il pilot. Ah, qui c'è un video di 1 minuto che spiega una cosa. Ditemi se vedete. Ok, questo era un primo video che voleva mettere in risalto soprattutto su un aspetto di mettere dal lato EUSPA, diciamo, per quanto riguarda il tessuto industriale che collabora, di mettere a disposizione degli asset, e una delle logiche che si vuole intraprendere è quella di collezionare delle idee di progetto da accettare, appunto, perché devono avere un minimo, anche supportate da un punto di vista della viabilità tecnica e potenziale economica. E una volta superato questo passo, quindi è diciamo, il submit your idea di cui si parlava, e poi, diciamo, c'è una fase successiva in cui si mettono a disposizione delle risorse che sono fisiche, hardware, quindi hardware, software di documentazione, eccetera. Ok, queste informazioni le trovate anche sulla stessa piattaforma, quindi, come vi dicevo, a chi si rivolge? Da una parte a chi promuove lo sviluppo di soluzioni nelle varie tipi di organizzazioni, no? Dalla piccole e medie imprese, micro nel senso di start-up, anche grandi industrie, centri di ricerca di università, e poi appunto anche chi non ha come commissione quella di sviluppare, ma di trovare prodotti,
E questo soprattutto per quanto riguarda la sezione del marketplace, quindi nelle sezioni che ora vi vado a raccontare. Allora, queste informazioni, vi ripeto, sono disponibili sulla piattaforma. Per accedere alla piattaforma, proprio perché attualmente siamo in una situazione di pilot, quindi l'accesso non è pubblico a tutti, ma solamente a degli utenti che accedono, poter poi rilasciare dei feedback, e quindi c'è una procedura che poi vi racconto alla fine, quando vi parlo della schedule del consultation. Cioè, quindi si entra una volta inserita la password, e questa insomma è la pagina iniziale. Magari, visto il tempo, su questo vado veloce, vado direttamente alle sezioni. Ecco, questa racconta le sezioni che sono state pensate per appunto nell'ottica, nell'obiettivo di cui vi parlavo precedentemente. Quindi c'è una prima area denominata Workspace, dove ci sono vari strumenti che possono essere appunto tool, nel senso anche di API, quindi di supporto del software esterno, documentazione, risultati, quindi quando si parla di documentazione, possono essere anche supporto a degli standard, ma anche ricerche che possono essere messe nel concetto secondo il concetto di open dissemination. E questa è una prima area, quindi workspace, dove la caratteristica è che ci sono delle risorse scaricabili, quindi secondo un'indicizzazione, un archivio, ok. C'è una seconda area, virtual lab, dove ci sono li abbiamo chiamati servizi remoti. Che cosa significa? Che chi accede, c'è in prima battuta un catalogo, e poi ci sono una serie di indirizzamenti esterni, per cui ci sono degli online tool, dei servizi per cui un utente si collega e può fare delle attività, ad esempio di analisi dati, di visualizzazioni, scaricare dei report. Però ecco, diciamo il core, l'applicazione, questa è un'applicazione online e è gestita da chi ha il compito di monitorare la piattaforma stessa. Poi c'è una parte che abbiamo chiamato Physical Lab, più fisica, dove ci sono a disposizione strumentazioni che sono dislocate nelle tre aree di cui parlavo prima, quindi Praga, Madrid e Northwike. Poi c'è il tutoring, che è una sezione sia generale, quindi la logica funziona che appunto si prevede un appuntamento, si introducono delle informazioni e in base a queste informazioni poi viene programmato appunto il tutoring, che può essere di varia natura. Poi ci sono due sezioni che vi racconterò insieme, che è Demo Area e Marketplace. Perché insieme? Allora, intanto il marketplace, insomma, non è un concetto che è introdotto in questa iniziativa, ma è un concetto generale, diciamo abbastanza noto sotto questo nome, che prevede che appunto ci siano da un lato utenti che consumino delle soluzioni, e dall'altro chi inserisce le proprie soluzioni. C'è una procedura per accettare le soluzioni proposte, che vengono pubblicate, e quindi questa è un'area in cui si promuove appunto diciamo, secondo la logica di mercato, l'incontro fra chi propone la soluzione e chi potrebbe consumarla. Perché vi dicevo, insieme con la demo area, che nasce con un obiettivo un po' diverso, di supporto a EUSPA, in genere alla Commissione, perché in varie iniziative organizzate dalla stessa EUSPA vengono fatte delle dimostrazioni. E quindi in genere queste cose vengono fatte con del materiale che USPA ha un project portfolio, ma allora questa è un'area in cui chiunque, quindi anche che non ha partecipato ad altre situazioni, ad altre attività progettuali, può promuovere la propria idea, che magari anche a uno stato meno operativo, no? Più diciamo a una readiness level tecnologica più bassa. E USPA può, in funzione ovviamente una demo deve essere comunque realizzabile, può promuoverla durante le varie iniziative che vengono fatte, organizzate dalla stessa. E quindi perché insieme al marketplace? Perché comunque è una forma anche questa di promozione,
magari utile se la soluzione si trova a uno stato di maturità meno importante dal punto di vista operativo. E poi ci sono soluzioni di networking e, come vedete nella parte accanto, ci sono delle sezioni, share your need, share your feedback, che poi vi racconto al volo, ma che sostanzialmente servono a raccogliere degli input all'utenza che utilizzerà questa piattaforma. Ci sono dei casi d'uso, come vi raccontai, quindi queste sezioni ora ve le racconto in prima battuta utilizzando dei casi d'uso. Il primo, abbastanza come dire standard, è chiedere appuntamento per un tutoring. Ci sono queste schede che vedete alla sinistra, che sono abbastanza visibili dalla home page del sito, e quindi sostanzialmente viene organizzato un appuntamento e ovviamente organizzato il tutoring secondo la varia maniera. Potrebbe essere anche un job break, no? Magari potrebbe essere incluso rispetto a questa cosa. C'è ovviamente un motore dietro questa piattaforma che gestisce le varie disponibilità degli utenti e quindi come dire, fa da calendario. Ok, un altro caso d'uso è qui siamo andati su Workspace. Nelle varie sezioni ovviamente è possibile fare dei filtri, alcuni standard sono suggeriti per cercare magari desktop app, documentazione, mobile app, ma altre possono essere, si può fare un filtro generico e quindi in base alla ricerca di titoli, descrizione e annessi rispetto alle schede, poi appunto si può fare appunto una ricerca di dettaglio. Quindi ad esempio ora qua è scritto For All perché è un'applicazione gestita all'interno di un'altra iniziativa sempre da Inuspa, ma qua, tanto per dire una cosa, al servizio OSNM che adesso si trova in una fase di public testing, ci sono già delle applicazioni, questa è un SNMA supported, quindi c'è un GNSS For All, l'altra è un Space For All che si riferisce ad applicazioni di osservazione della Terra, quindi portata su mobile, quindi il cui obiettivo è quello di, rispetto alle piattaforme che magari conosciamo standard, cerca di rendere a disposizione i dati più semplici ma in maniera abbastanza immediata. Quindi questo per dire che andando nel Workspace c'è un catalogo, ma si possono fare ricerche, quindi non so, Galileo per capire costellazione, tecnologie, insomma, tecniche, no? Magari uno cerca se ci sono delle risorse su PPP, RTK, insomma, vabbè, queste sono alcune indicazioni. Sì, qui siamo all'interno della stessa sezione, ma il filtro è stato fatto per desktop app. Attualmente l'obiettivo del pilot ovviamente non è quello di avere un catalogo esaustivo. Le piattaforme attualmente ce ne sono una quindicina che sono state analizzate da un team e sono messe a disposizione probabilmente alle persone che partecipano oggi. La maggior parte di queste sono note, ma comunque visto che la piattaforma è aperta anche a un utente che magari non viene dal mondo spazio considerato come tecnologia GNSS, osservazione della Terra soprattutto, quello che succede è che appunto si possono selezionare queste schede, all'interno di queste schede navigando c'è una descrizione, c'è l'indirizzamento a chi gestisce, perché questi sono tool gestiti non da USPA, sono tool esterni, ma c'è comunque il supporto per l'utilizzo di queste applicazioni per chi ne avesse bisogno dal punto di vista proprio di sviluppo di una terza applicazione o di testing, eccetera. Un altro caso d'uso, beh, qua siamo passati sul mobile, diciamo le stesse cose di cui parlavo prima, ma si dà evidenza del mondo mobile, quindi avere a disposizione, magari per un'ottica meno industriale, ma più intuitiva per un utente, come dire, per rispondere a curiosità. Beh, tra l'altro c'è questa 3PGO che è di SpaceOpal che implementa un PPP per risoluzione utilizzando equipment interna, ovviamente non c'è l'antenna esterna, no? Potrebbe esserci, questo è pensato ad esempio nel GNSS for All.
Ma senza entrare nel dettaglio, perché poi richiederebbe tutta un meeting, diciamo in questa area uno può vedere che cosa può vedere disponibile per avere informazioni su mobile, quindi Android e iOS, per esempio. Learning, quindi questo con il supporto di ISSP, che è la società che gestisce il servizio di EGNOS e Space Opal, lato Galileo, si stanno promuovendo appunto dei webinar che sono attualmente centrati su GNSS, una parte di Galileo, quindi per vari risvolti applicativi in vari settori, droni, agricoltura e geomatica. Qui appunto, questo è un altro tipo di filtro, abbiamo chiamato online tool, che sono accessibili, quindi si indirizza una terza pagina. Se avete seguito bene, io ho detto precedentemente che quando si parla di online tool e di servizi si parla di virtual lab. La differenza è che nel virtual lab, quella sezione, ci sono applicazioni gestite dai USPA, secondo un procurement. Qua, siccome queste applicazioni non sono gestite da USPA, sono ovviamente state analizzate, ma poi sono riportate nel workspace, che è un catalogo di tutti quegli item che sono catalogati, ma che non vengono da un procurement di USPA. Oggi è organizzato in questo modo, poi magari appunto l'evoluzione con dei feedback magari può essere cambiato. Oggi questa è l'idea. C'è un'altra iniziativa che si chiama Space Academy, questa gestita da USPA, a cui si rimanda, che è un tutoring dedicato, quindi come dire, non on demand, ma ci sono delle varie sessioni organizzate e quindi chi si connette poi può avere delle newsletter per poter partecipare a degli eventi. E quindi poi vi lascio, anche in questa slide c'è l'informazione per reperire appunto ulteriori dettagli. Poi c'è una sezione più fisica, fatemi dire, quindi qual è l'obiettivo? Quindi come vedete qua, la logica è che venga sottoposta un'idea a valutazione e poi se accettata, quindi se ritenuta interessante dal punto di vista dello sviluppo dell'idea stessa, vengono messe a disposizione delle risorse. Attualmente che cosa si è proposto? Avere, come vedete qua nei filtri, ricevitori GNSS per varie categorie, droni e robot. Questi ricevitori sono a disposizione, si trovano appunto a USPA, a Madrid, nel centro del GSI. E il GRC in realtà no, perché sono più informazioni di dataset. E comunque l'idea è che poi qua, tramite appunto presenza fisica, vengano dedicate sessioni proprio fisiche per poter supportare, nel caso appunto ci sia bisogno di utilizzare questi ricevitori, per varie attività, che appunto sono per applicazioni, alcune geomatiche, alcuni su droni, eccetera. Questa è l'altra parte relativa ai droni. Attualmente ci sono questi che appunto il Seol è stato presentato alla European Space Week, che è un drone, un robot, diciamo così, un drone di terra per l'agricoltura, e poi ci sono altre risorse. Ovviamente rispetto a questa cosa, per l'operatività, c'è una procedura più o meno complessa. Quello che si sta pensando è un supporto quantomeno intanto documentale e poi di utilizzo on factory per poter poi rendere l'utente, come dire, indipendente e magari supportare in una prima fase quando appunto un'industria potrebbe aver bisogno di queste attrezzature, ma deve fare un investimento e quindi può venire a fare dei test on factory dal vivo. Qui c'è il modulo per presentare l'idea, qua insomma abbastanza banale, c'è la possibilità di introdurre un testo generale dei file e dire qual è il tipo di item che si ritiene utile per lo sviluppo della propria idea. Ok,
Ok, questa è la sezione del marketplace. Come è composta? C'è la possibilità a chiunque registrato di poter registrare, di inviare il modulo per registrare la propria company e la propria soluzione, perché una company poi può promuovere varie soluzioni. Quindi ci sono due aree all'interno del marketplace. Un'area che è questa delle company, dove attualmente appunto vediamo GGT Terra, ad esempio. Ora, questa è una fotografia non aggiornata, però insomma, e che poi vengono catalogate invece in base alle informazioni che sono inserite nel form. E quindi per l'utente che poi fa la ricerca può trovare le aziende di riferimento. Quindi qui le company. Con il format per poter inserire le informazioni e una volta approvato il format poi diciamo la company è inserita nel sito e in quest'altra area invece le soluzioni come dire che possono essere fisiche, hardware, software, che può essere un software che diciamo sì, in prima battuta di questa natura, quindi come vedete qua sono classi di hardware, software e online tool, perché il software è inteso come qualcosa di più applicato a una soluzione che poi va sul campo, quindi per a una soluzione operativa. Mentre invece l'online tool sono dei tool di supporto, allo stesso modo di quelli che sono stati presentati nel Workspace, ma qua ovviamente c'è una promozione relativa al prodotto aziendale. Ecco, visto che ho parlato del workspace, ecco una logica che sta venendo fuori dalle discussioni anche di promozioni, che anche rispetto alla mia esperienza funziona anche per altri tipi di casi d'uso, visto che diciamo, soluzioni o applicazioni, in genere un'azienda promuove una versione free per poter promuovere l'utilizzo, e poi una seconda versione a pagamento con funzionalità complete. Ecco, discutendo ora caso per caso, anche in accordo con l'azienda che vuole promuovere questa cosa, una possibilità è quella di inserire la soluzione nella versione free, nel workspace, di modo che ci sia un accesso, un uso iniziale dall'utente che poi raggiunga questa piattaforma. Mentre invece poi la versione a pagamento può essere inserita in questa parte. Qui vedete un po' di esempi, vedete Displays, che appunto vedo Massimiliano e Tiziano, insomma, che hanno presentato anche recentemente al Technology for All, e altre situazioni, c'è un appunto, c'è una board per l'interfacciamento per esempio, di Flight, per quanto riguarda i droni, oppure ci sono ricevitori. Navisoc, per esempio, è un prodotto di un'azienda polacca che sviluppa ricevitori customizzati e che sta inserendo progressivamente i servizi Galileo. Ok, qui appunto il form. E poi ci sono una serie di altri indirizzamenti questo sito è noto, insomma, da abbastanza tempo, però è sempre interessante perché è aggiornato e dà l'informazione dei ricevitori che sono abilitati all'utilizzo di Galileo. Ok, c'è il caso dei dataset. Qui c'era un video. Sì, ecco. Questo è il Virtual Lab nella versione pilot. Attualmente è stato inserito un EGNSS Lab, questo sviluppato da GaiaSpace, in collaborazione con GTR e SET, che sostanzialmente è stata fatta un online tool che si basa su un core di RTK Lib e quindi sono stati analizzati alcuni dataset, alcuni di questi sono stati presentati anche alla European Space Week di ottobre e quindi ecco, diciamo, questo è un esempio di quello che si può trovare. Si sta lavorando attualmente su un'applicazione lato Earth Observation, ricevitori multisito e questa c'è una slide per quanto riguarda le nuove attività. Questa è la pagina di demo di cui vi parlavo, quindi funziona allo stesso modo, si sottopone un'idea progettuale e poi vengono create delle schede
schede che sono anche visibili a tutti a chi accede alla piattaforma. Poi le schede sono aggiornate perché contengono sia la parte di descrizione dell'idea, dell'iniziativa, poi anche il riferimento a quando questa idea progettuale è stata proposta come contributo durante insomma, qualche evento. E quindi, come dicevo, la Green Culture, che è un prodotto di un'azienda francese, è stato dimostrato alla European Space Week ad ottobre a Praga. Ok, quindi vi dicevo, ci sono altre cose che non sono inserite, ma che si stanno preparando con dei procurement. Quindi ve le accenno brevemente, anche perché poi queste idee saranno soggette a appunto, modifiche, però insomma il concetto rimane. Cioè c'è un'idea che stanno chiamando mock-up, che è una, come dire, un'infrastruttura per una realizzazione di un ambiente 3D olografico. Non è ad oggi pensata come realtà virtuale nel senso di remotizzazione dell'evento, ma è comunque una ricostruzione di un ambiente per poter poi rimostrare all'interno di questo ambiente. Diciamo così, in realtà virtuale sì, però quello che volevo dire non è nel senso di metaverso di cui si sta parlando adesso. L'idea è che per usare questa infrastruttura bisogna recarsi a Praga, si crea un ambiente dentro un'area e quindi rispetto a questo ambiente virtuale vengono dimostrate delle funzionalità che sono legate al GNSS, avendo un ambiente di riferimento che potrebbe essere urbano, agricoltura o maritime. Questa è un po' l'idea. Che ve lo accenno anche perché magari è utile avere un feedback sull'utilità o meno. Un altro caso d'uso è la possibilità di collegarsi dal punto di vista remotamente, in modo remoto, a vari ricevitori. Con quale obiettivo? Non tanto quello di avere una diversità geografica, almeno diciamo di casi particolari, ma considerando che le aree di riferimento sono l'area europea, quindi Madrid, Praga e Northwick, l'idea è quella di ricreare proprio un ambiente controllato che possa essere rappresentativo di un dominio. Ora, qua forse quello più rappresentativo, ad esempio, quello urbano oppure quello marittimo, e quindi si creano tutta una serie di circostanze, di ambiente, anche di propagazione del segnale, quindi magari preparando in modo artificiale degli ostacoli per testare, non so, multipath o altre diciamo, situazioni per errori locali. E quindi un utente si può connettersi a un online service e interagire con queste varie configurazioni per avere poi dei dati che siano rappresentativi di un certo tipo di ambiente. Sì, questo è giusto un accenno perché ve l'ho menzionato alla parte osservazione della Terra. Per chi è esperto, sapete che esistono vari tool, alcuni anche free, quindi vari hub di Sentinel. Un'idea che si sta proponendo per avvicinare soprattutto a chi è un utente più rivolto alla parte applicativa è quella di avere a disposizione dei dati in modo istantaneo, e quindi questa ad esempio, questa è un'applicazione che è stata sviluppata nella GNSS for All, di cui vi parlavo prima, e quindi è scaricabile nella versione Android e iOS, e quindi qua c'è un esempio, quindi non è tanto indirizzata a un'applicazione finale di market, ma per far vedere che alcuni dati sono disponibili questi sono disponibili in tempo reale perché sono stati preprocessati, quindi in ambito ottico, radar, 5P, sono delle immagini che rappresentano vari parametri atmosferici, quindi ozono, NOx, eccetera, su scala veramente larga. L'obiettivo è quello di dare un'idea di quello che è disponibile per dare uno spunto. Poi per chi appunto sia a livello iniziale qualcosa, ma poi magari anche per sviluppare delle applicazioni. Quindi Land Cover, per esempio, è un'applicazione che dà un'informazione di come sono distribuiti
le aree geografiche, quindi l'urbanizzazione, quindi per urban planning. Ok, vado velocemente perché siamo arrivati, anche perché la parte interessante è quella che vi ho dimostrato. Ci sono delle cose standard nel networking disponibili, quindi in particolare c'è Slack, che è una piattaforma per favorire interazioni. Questa è una pagina di contact and support generale. Ok, giusto 2 minuti perché vi do le informazioni per poi proseguire questa discussione. Ciao, connessione, sì. Mi sentite? Tiziano? Sì, tutto. No, no, okay. Ho visto un messaggio, dico, mi era venuto il dubbio che stessi parlando da mezz'ora da solo. No. Bene, perché siamo partiti con la premessa di favorire e poi però ho fatto un po' così, però d'altronde dobbiamo partire da questo primo step. Niente, ci sta questo link che poi sarà disponibile, dove sostanzialmente in 5 minuti quello che si propone per poi poter avere appunto un punto di vista anche esterno, se no, come dicevi anche tu Tiziano all'inizio, siamo sempre noi che ce la cantiamo e ce la suoniamo, è importante avere i vari punti di vista proprio perché la parte challenging di questa piattaforma è fare da punto di raccordo fra varie utenze, che sono sia diverse quando siamo all'interno del dominio industriale, ma poi considerando anche la parte di utente finale, questa a maggior ragione è applicabile. Quindi qui c'è un link dove appunto una volta che ho visitato la piattaforma che è accessibile a questo indirizzo che vedete qua, poi magari Tiziano le distribuiamo in modo anche più facile e niente, quindi è possibile avere dei feedback in questa fase che possono essere tenuti in conto per l'implementazione della soluzione finale. Ok, quindi con questo diciamo che possiamo concludere questo lavoro, come dicevo, l'abbiamo preparato con Marco, che nel frattempo vedo che ci ha raggiunti, mi sembrava di aver visto. Ciao Marco. Ciao. Ok, e non so, ci abbiamo qualche minuto per... sì, grazie mille, grazie mille. Ora parto dalla fine, quando mi dicevi adesso poi semmai diffondiamo, certo, sia i partecipanti, ma poi anche quando metteremo su YouTube il video, nei contenuti, eventuali informazioni, link specifici, li possiamo aggiungere, non c'è problema, per essere un po' più fruibili, diciamo così, assolutamente sì. E niente, no, lascio, ecco, se sì, abbiamo un po' di tempo, se qualcuno avesse o domande o anche considerazioni, non necessariamente domande e risposte, ma insomma qualcosa di questo tipo, lascio a voi. Sì, non so, giusto per dare qualche spunto, non so, giusto per raccontarvi un po' i challenge rispetto a questa piattaforma, perché raccontata così sembra quasi una cosa semplice. Allora, quello che abbiamo visto è che rispetto a questa iniziativa di USP, ad esempio, c'è un'altra iniziativa anche dell'Agenzia Spaziale Europea, dell'ESA, Commercialization Gateway. Questa di USPA ha un challenge diverso. Se voi andate, poi vi giro anche questo link per informazione, che è commercialization gateway.esa.it. Lì trovate delle informazioni più programmatiche, più di documentazione, che sono utili, anche magari di standard, che comunque c'è anche lì una parte di network. Sia ecco, in termini di newsletter, sia in termini di presentazioni di evento. Qua la particolarità, non direi è un unicum, perché ovviamente piattaforme di market space ne esistono, però c'è un challenge importante, che è quello di mettere insieme in un unico punto varie cose, e queste cose cominciano ad avere un interesse nel momento in cui si raggiunge una certa esaustività,
i contenuti sono effettivamente utili rispetto a questa cosa, che non è banale come considerazione. Vi posso accennare che come risultato preliminare della della consultation, la consultation è stata attivata tre settimane fa, mi pare, quindi noi abbiamo i primi risultati su una base di una cinquantina di utenti che sono stati invitati un po' come voi, hanno utilizzato la piattaforma e hanno risposto ai primi risultati. La parte di Workspace è stata ritenuta con un 100% interessante, che secondo me è un risultato. Abbiamo avuto anche commenti più cattivi rispetto a questi, però cioè è interessante. Quindi già ora, in questo stato di pilot, sembrerebbe che c'è comunque un catalogo di applicazioni che possono essere di interesse per chi opera in questo ambito. Però ecco, avere un riscontro anche da parte vostra sulle varie sezioni, che quindi, come vi ripeto, da un punto di vista di struttura, cioè quanto è facilmente accessibile dal punto di vista delle sezioni, dei casi d'uso, se ci sono altre idee, queste ovviamente sono benvenute e siamo nella fase di tempo corretta per poterle implementare prima della piattaforma finale, no? Quindi questo l'avevo detto, ma volevo ribadirlo perché appunto è proprio in questa fase che, laddove ci siano delle cose ancora non presenti, sicuramente non abbiamo coperto tutto rispetto a questa cosa, può essere sicuramente utile. Non so, Marco, vuoi aggiungere qualcosa? Tiziano, sì. Io, sì, volevo, ma la mia più che altro una considerazione, proprio collegandomi a quest'ultimo aspetto che stavi dicendo, ho coperto tutto, ma allora, in questi casi qua, piattaforme di questo tipo, poi la difficile qual è? Cercare di essere sufficientemente esaustivi, perché queste piattaforme sono, come dire, dei collettori, no? Questo è il suo punto forte, quello di essere in un'unica piattaforma a trovare tutto ciò che hai presentato, marketplace, insomma, applicazioni varie. Io questo lo trovo molto utile, devo dire, soprattutto in un ambito, quello del GNSS, che conosco di più, quello dell'Earth Observation, che uso più come utilizzatore, conosco forse meno, però che è molto, nonostante non sia una tecnologia nuova, è però molto in evoluzione, perché per l'evoluzione di Galileo, per le evoluzioni delle applicazioni, l'utilizzo di ricevitori a basso costo, insomma, per tanti motivi. Allora, essendo così in evoluzione, una piattaforma che faccia da collettore, a me è molto utile, devo dire, io lo trovo molto utile. Però, tu dicevi, deve essere anche facilmente usabile. Ora, io credo che, non lo so se c'è tutto, cioè, certamente non ci sarà tutto, ci sarà sempre qualcosa che resta fuori. Io credo che questa, l'ho già guardata un po', insomma, sia una dimensione corretta. Ecco, ora poi si possono fare degli aggiustamenti, aggiungere, però a livello di sezioni mi pare che sia anche facilmente usabile. Cioè sia ricca, ma al contempo sia anche facilmente comprensibile. Cioè uno trova quello che deve, quello che sta cercando in maniera abbastanza semplice. Questa è il mio parere così da utilizzatore. L'ho usata meno, nonostante abbia aggiunto ad esempio la parte legata a GTR e la parte legata a Display, l'ho usata meno però come contributore. Questo sì, forse necessita di qualche test in più, qualche esperienza in più d'uso da parte mia. Però ecco, come struttura io adesso vedo che concilia bene la semplicità d'uso con la ricchezza di informazioni in questo momento. Bene, no, quindi come vi ripeto, intanto... Grazie Marco. Diciamo, se posso aggiungere anche un commento, diciamo che da certi punti di vista, almeno noi, Marco ed io, siamo ovviamente in una posizione un po' migliore per molti di voi che l'hanno vista in questi 40 minuti per la prima volta quasi, per valutare anche i limiti del lavoro fatto, anche perché avendolo fatto, ovviamente li conosciamo un pochettino meglio. Ad esempio,
Ma al di là di questo, che sarebbe abbastanza, diciamo, retorico, scolastico, andare a valutare un momentino cosa si poteva fare meglio, cosa si poteva fare di più e così via, forse più interessante, secondo me, riflettere su quali dovrebbero essere le linee guida su cui sviluppare ulteriormente, non meglio, ma ulteriormente questo progetto. Allora, l'idea, a mio parere, è assolutamente interessante. Uno degli aspetti che è stato, e si vede anche in qualche misura dalla presentazione che ha fatto Marco, che poi rispecchia il lavoro che è stato fatto, uno degli aspetti che si è puntato di più, poiché tutti noi comunque siamo tecnici, è stata proprio la parte di creare un ambiente favorevole alla possibilità di sviluppo, alla possibilità di costruzione o di innovazione che è presente in tutte le nostre realtà in modo ontologico praticamente. Ma a mio parere, e come metto un po' più il cappello da commerciale, che in qualche modo contraddistingue anche ultimamente un po' la parte della mia professionalità, ma paradossalmente secondo me la cosa che invece bisognerebbe sviluppare di più è proprio la parte marketplace. Cioè, io sono fortemente convinto che questa iniziativa avrà successo nella misura in cui sarà effettivamente uno spazio in cui l'innovazione potrà anche incontrarsi con il mercato realmente, cioè diventare una Amazon sostanzialmente dell'innovazione del technology for all praticamente, che abbiamo visto qualche settimana fa. E questa, a mio parere, è la direzione in cui tutto, che in certa misura si è data più, un pochino più per scontata, e invece sulla base della quale, a mio parere, si misurerà effettivamente il successo dell'iniziativa, perché anche avere delle risorse che ti permettono di sviluppare delle idee, delle soluzioni, diventa utile nella misura in cui poi queste soluzioni hanno effettivamente uno sbocco sul mercato. Una delle cose importanti che manca in Europa è proprio il raccordo tra lo sviluppo tecnologico e il mercato, soprattutto quello istituzionale, quello che si chiama il public procurement, no? E se questa soluzione diventerà effettivamente uno strumento in questa direzione, sarà fondamentale. Allora, se qualcuno di voi, anche perché poi questi sono concetti che devono essere un po' veicolati, promossi, discussi e ragionati in ambito USPA, e vi posso garantire che l'ambito USPA è tutt'altro che un ambito semplice, scorrevole e veloce, proprio per l'ambiente europeo in cui si colloca e tutte le difficoltà che ciò comporta. No, se qualcuno di voi andrà poi, e io invito tutti ad andare sul sito a rispondere al questionario e quant'altro, di questo, io credo che sia effettivamente uno dei punti da spingere a questo, cioè quello di promuovere fortemente e far crescere fortemente la parte di marketplace, che in questo momento è nel pilot, come giusto che sia, solamente il container che lo può ospitare, ma adesso il problema, e questa è una responsabilità secondo me di tutti noi, è quello di metterci dentro i contenuti, e su questo dobbiamo appunto spingere e promuovere. Grazie Marco, giusto una cosa, poi ti lascio Tiziano. Sì, allora, noi il 13 dicembre abbiamo un evento interno con USPA, che in realtà è pubblico, dove noi presenteremo, allora ci sarà un rapido riassunto di quello che vi ho raccontato oggi, ancora più rapido, fatemi dire, presenteremo alcuni risultati, alcuni feedback. Allora, quello che volevo dire è che l'evento è aperto, quindi per chi sarà ovviamente in lingua inglese, ma non credo sia un problema, quindi vi lasciamo anche questo link nel caso in cui appunto siate disponibili. Questo ci sarà il 13 dicembre dalle 16 alle 17, in più rispetto a quello che abbiamo detto oggi. Ci sarà appunto una discussione sui primi riscontri dello stato del pilot, e vi ripeto, è aperto a tutte quelle persone che hanno contribuito, ovviamente in base alla disponibilità, quindi siete benvenuti. Poi ti passo anche questo link, Tiziano. Grazie, sì, io fornirò tutto ai partecipanti e poi lo metto sul canale YouTube. No, direi grazie, dai, sono le 10, se a questo punto possiamo chiudere. E grazie mille ancora Marco, Marco Nisi, Marco Fermi, entrambi, per la presentazione. Credo che sia stata molto interessante, un po' fuori dalle righe rispetto ai jailbreak standard, ma
Questo, come dire, è anche un valore aggiunto, cioè mi faceva piacere, adesso avendola anche ascoltata, credo che sia stato proprio, come dire, il taglio giusto anche per i nostri jailbreak. Per qualsiasi informazione vi avete i contatti, oppure se mai, se poi non trovaste quelli, anche tramite noi, tramite me, e io poi rigiro tutto a Marco, e boh, rimaniamo in contatto in questo senso. Grazie mille, buona giornata, buon lavoro a tutti. Grazie, grazie a tutti. Buona giornata. Ciao a tutti, grazie.